Buongiorno a tutti ragazzi, oggi facciamo un nuovo passo verso la nuova casa, anzi la nostra casa smart. Aggiungeremo un accessorio molto importante, o meglio, molto utile, ora che si sta avvicinando l'estate, per controllare tutti i nostri apparecchi che hanno un infrarosso, quindi con l'uso di un telecomando, tramite questa piccolissima scatoletta. Io ho comprato questo a una cifra che siamo sui 13 euro, 14 euro, se ne trovano tante marche ormai. Mi piaceva anche come è fatto esteticamente, perché ricordiamo, per sparare un raggio infrarosso non può essere nascosto in un cassetto, deve essere comunque vicino al nostro apparecchio e tendenzialmente sarà in vista, quindi ovviamente anche la vista dell'oggetto deve essere importante, non deve essere una schifezza. Il più famoso, quello che all'inizio ha lanciato questa cosa, era la Broadlink, se non sbaglio, con un piccolo apparecchietto sui 20 euro. Cosa serve? Io ho un condizionatore, non è smart, ma con questo aggeggino imparerà il condizionatore che ho, la mia marca, il mio telecomando, e lui, che è intelligente, lancerà con l'infrarosso il mio comando al condizionatore di accendere e spegnere il condizionatore. Quindi non sono a casa, sto arrivando a casa, voglio che la mia camera sia fresca, la mia casa sia fresca, io tramite questo apparecchietto potrò accendere il condizionatore anche se non sono a casa e se non ho il telecomando in mano. Quindi massima, minima spesa, massima resa, che è quello che piace a noi. Quindi con 13 euro da fuori casa potrò controllare e accendere il mio condizionatore che non è smart. Quindi non è che devo stare a cambiare tutta l'apparecchiatura e mettere un condizionatore di nuova generazione. Mi basterà comprare questo apparecchietto. Ovviamente sparando infrarosso ogni condizionatore, se sono stanze diverse, dovrò avere un apparecchietto diverso. Perché comunque deve essere abbastanza direzionato, come vedremo, a tanti infrarossi lateralmente, però non può sicuramente sparare in un'altra stanza, non ci arriverebbe sicuro. Però penso che per 14 euro sia sicuramente una spesa sostenibile. Può accendere anche il televisore. Con Google Home accendi, spegni, alzi e abbassi il volume di una tacca. Non è ancora compatibile al 100% con il cambio vocale dei canali. Quindi se mi dici metti il canale 6, non ancora lo riconosce perché lui ti riporta subito sul Chromecast. Invece, altra cosa, già testato su Alexa, col comando giusto, che adesso prenderemo anche a vedere, si riesce anche a cambiare canale. Quindi Alexa 1, Google Home 0, e io non sono un fan di Alexa, ma sono un fan di Google. Però sono anche qua per dirvi la verità. Bando alle ciance, apriamo subito la nostra confezione e vediamo cosa troviamo dentro. Istruzioni in inglese, quindi non abbiate paura. Un affarino per resettare il nostro remote. Immancabile cavetto con micro USB e USB. Diciamo che la qualità di questo cavo non sembra eccelsa, però per il prezzo che abbiamo. Andiamo a vedere l'interno, confezione, classica carta da componente elettrico cinese. Ed ecco qua il nostro oggettino di design. Mi piaceva tanto come l'ha fatto. Ok. Perfetto, quindi molto semplice, molto carino. La prima cosa che ho pensato è lo metto in salotto, ci appoggio sopra i bicchieri. L'unico limite, ovviamente, è che dovrà avere una presa elettrica nelle vicinanze. Quindi noi lo attacchiamo. Questo qua è il LED blu di notifica che è acceso. Andiamo subito a vedere le istruzioni. Sono fatte bene, ci sono tante figure, quindi è anche abbastanza intuitivo. E anche l'inglese in cui è scritto, diciamo che
non mostra particolari problemi. Allora, cosa molto importante, la prima cosa che ci dice è di tenere premuto per 5 secondi finché la luce LED non... Fate attenzione perché il pulsantino 1, 2, 3, 4, 5. Perfetto, moliamo, molto molto semplice. Sta lampeggiando, quindi è in attesa che qualcuno lo riconosca. Come si fa a riconoscere? Molto semplice. Come al solito, la nostra applicazione preferita di apparecchiature cinesi, cioè Smart Life. Semplicissimo, come al solito, si installa, ci si registra con la nostra mail e poi si userà sempre quella mail e sempre quella password per entrare. Quindi mi raccomando, una mail e una password che vi ricordate. Bisogna lanciare l'applicazione, aggiungere un dispositivo, come se fosse un dispositivo qualunque. C'è scritto di fare altri. Molto, molto semplice. IR Smart. Molto, molto intuitivo. Ovviamente questi guanti non funzionano più. Ok, ti dice, sta blinkando? Sì, sto blinkando. Allora vedo che blinca. Ok, ti dice che questo dispositivo è solo 2.4, come al solito purtroppo molte cose lavorano sul 2.4 e non sul 5G. Molti modem, come il mio ad esempio, lavorano sia su 2.4 che su 5G. Ci dirà nostra rete e nostra password. Ok, adesso sta connettendo. Una volta terminato l'accoppiamento, la luce blu si spegne e sulla nostra applicazione risulta aggiunta nel dispositivo riuscita. Facciamo fine. Io avevo già installato la mia televisione, chiamato TV Camera, un Samsung qualsiasi, ok? Ti chiede solo il modello del televisore, poi sono tutti molto simili ormai, i telecomandi. Ok, e qui abbiamo una funzione tasto. In teoria dovrebbe essere vicino al nostro televisore, cosa che adesso non è. Però vedete che quando io schiaccio, lui interagisce col controllo. Altra cosa, ehi Google, accendi TV camera. Ok, accendo il dispositivo TV camera. Ehi Google, spegni TV camera. Ok, spengo il dispositivo TV camera. Ovviamente vi farò vedere una prova sul campo adesso in un prossimo video che sta venendo troppo lungo questo, con televisore e aggiungeremo, prova con Alexa, perché con Alexa funziona meglio, e aggiungeremo anche il condizionatore, che è una cosa molto importante visto che l'estate si sta avvicinando. Che dire, se vi è piaciuto mettete un like. Scrivetemi un commento se non avete capito qualcosa o volete altre dimostrazioni. Iscrivetevi al canale e noi ci vediamo tra veramente poco con la prova pratica di questo piccolo ma grande accessorio.